Il territorio nebrodeo, che fa capo in questo caso alla comunità di Mistretta, si è dotato di un distaccamento dei vigili del fuoco moderno e funzionale, in modo da garantire un presidio stabile e costante in grado di servire l'intero territorio. Per il comandante Biffarella, che ne è stato il promotore, è motivo di grande soddisfazione per essere riuscito a creare questo presidio nella sua Mistretta, a pochi giorni dal suo trasferimento presso il Dipartimento di Catania. Era un discorso che avevamo iniziato più di un anno fa. Avevo promesso che sarebbe partita la formazione dei ragazzi, l'abbiamo conclusa. Abbiamo trovato dei mezzi a disposizione del distaccamento, abbiamo adesso la struttura e questo diventa il presidio dei Nebrodi. Noi, fra i nostri compiti di soccorso tecnico urgente, salvaguardiamo sicuramente l'incolumità pubblica, la popolazione, ma anche i beni. Quindi questo territorio è ricco di un patrimonio boschivo unico e la presenza e l'intervento immediato di questi ragazzi contribuirà sicuramente a garantire la sopravvivenza del nostro territorio. Si tratta di un sogno che diventa realtà per questi 22 ragazzi che, sotto la spinta di Francesco Marchese, che assume l'incarico di capo distaccamento, buttarsi a capofitto in questa nuova esperienza al servizio dell'intero territorio, pronti ad intervenire ogni qualvolta se ne manifesti il bisogno. Sì, è stata dura. 3 anni che combattiamo con la burocrazia e tutto, però finalmente sono contento di avercela fatta. Niente, speriamo che andrà sempre avanti, andrà sempre per il meglio, cresciamo sempre di più. Io sto cercando di incentivare ancora di più i ragazzi, perché non è semplice stare dietro a 20 ragazzi, ognuno ha i suoi impegni anche lavorativi, però cercheremo il più possibile di dare soccorso alle persone che ne abbiano e ne richiedono la necessità e il bisogno.